massiccia. Il motivo è molto semplice. Milano nasce, e qui le testimonianze scritte sono poche, però bisogna prendere una frase da un autore, una frase dall'altro, io vi ho citato quelli da cui ho tratto qualcosa. Milano, lo vedrete dopo quando ci sarà la proiezione nella saletta, era qualcosa che emergeva forse come un'isoletta, al tempo in cui il mare Adriatico invadeva la pianura padana, quella che oggi definiamo pianura padana. Lì c'era solo mare, motivo per cui le fantasie poi si sono sbizzarrite, e quando uno scrittore in qualsiasi epoca si mette a raccontare una storia, racconta una parte di verità, un'altra parte che lui presume possa essere stata verità e magari qualche balla. Comunque allora l'acqua del mare Adriatico arrivava, e questo pare accertato, fino ad Ivrea. Non c'era il Po. Venivano giù le due dore, forse non si erano ancora unite, ma comunque arrivava fino ad Ivrea. C'è chi ha fatto risalire quell'epoca, all'epoca del cosiddetto diluvio universale, e quindi sono nate tante leggende, tante storie. Una di queste sostiene che quell'isolotto chiamato Milano, non ancora Mediolanum, sia stato arricchito, oltre che, e poi lo vedremo, dalla terra che veniva giù dalle montagne, anche dal lavoro degli uomini che abitavano, e poi vedremo chi erano, in quegli isolotti. E c'è chi sostiene che Milano sia nata per iniziativa di un certo Tubai. Il Tubai era il quinto figlio di Jafet, Sam, Cam e Jafet. Jafet è terzo figlio di Noè, quindi andiamo all'epoca dell'arca di Noè e del diluvio universale. Quanto di vero ci sia al di là di alcuni spunti è impossibile dire, però c'è questa situazione che ha portato soprattutto il Comi, con puntualizzazioni, a parlare dell'acqua fino ad Ivrea, e diversi degli autori che ho citato a parlare anche di questo Tubai. Secondo altri è stata creata dai Celti, ma chi erano i Celti? Non lo sa ancora nessuno. Perché? Perché in tutti questi isolotti, chiamiamoli così, passavano, soprattutto nella buona stagione, quando l'acqua non era molta, o in quella invernale, quando il mondo era ghiacciato, passavano le caravane di gente che si spostava. Perché si spostava? Si spostava perché andava a cercare il sole quando faceva fresco, e il fresco quando faceva. E allora questo miscuglio di razze, unitamente a quanto ho già detto a proposito di Sant'Agostino, dicendo, sta a dimostrare che Milano è sempre stato quella che viene definita la barca di Curioni, ma
è un errore, perché questi coglioni non sono quasi mai stati coglioni, ma hanno sempre portato. Basti pensare che i canali sono stati tutti, il primo e l'ultimo, realizzati, quelli naturali, puliti, rimessi in ordine, gli altri invece collegati per i motivi più vari che ricorderò fra poco, da persone venute da fuori. Quindi quelli che mi dicono io sono un milanese da 7 generazioni, mi fa morire da ridere, ma proprio morire da ridere. E questo non solo perché io sono figlio di un terrone di una francese, ma sono nato e cresciuto qui, ho imparato a nuotare a San Cristoforo nel Naviglio, eccetera, eccetera, eccetera. Ma proprio perché non ha senso, dopo quello che stiamo sentendo, dire sono milanese di 7 generazioni. È importante che tu sia milanese, che abbia acquisito lo spirito di quelli che erano, che lo abbia mantenuto e abbia acquisito la cultura di tutta questa gente che era diversa. Perché? Perché i Celti, nome che ha una strana origine, secondo alcuni è un nome greco. Perché? Perché i greci chiamavano Celti gli abitanti di questa zona. Secondo altri, invece, si chiamano Celti perché derivano da un primo ceppo comandato da un certo Celto. Ma questo Celto è un nome strano, nel senso che è un nome di un uomo, ma è anche stato il nome di una donna, a capo di una specie di gruppo di amazzoni. E allora Celti, i romani, che non avevano acquisito la cultura greca ma non andavano molto più in là, a bel momento hanno detto no, sono Galli. Ma anche il nome Gall è un nome che ha diverse possibili origini, perché può derivare da Galat, da Galatea. Insomma, tutta questa gente viveva in una zona che era mare, con qualche isolotto, e con il tempo ha acquisito nuovi abitanti che erano soprattutto in età. Perché? Perché passavano le carovane, che a un bel momento si andavano a cercare il sole o il fresco, però, o andavano a fare la guerra, però da qualche parte avevano dei vecchi con sé, i vecchi che non sempre riuscivano a seguire il campo. Dove volete che li lasciassero i vecchi? In un posto dove c'era l'acqua, in un posto dove si potevano coltivare alcune cose, allevare alcuni animali, in particolare maiali. E qui nasce tutta un'altra storia, un'altra pippa sulla scrofola adulta. Potremmo andare avanti, ma lo faremo in un prossimo appuntamento. La cosa curiosa da rilevare è che noi ce l'abbiamo sempre, noi milanesi ce l'abbiamo sempre con Roma, ma Roma è nata nello stesso modo, con qualche cosa in meno, perché a Enea una ruspice aveva detto: tu ti fermerai dove troverai una lupa che allatta i bambini. Vabbè, sono tutte simbologie che in antico caratterizzavano il credo dei vari popoli. Allora lui c'aveva la lupa, noi avevamo la scrofa, però qua sono stati trovati anche resti di mammut. Allora, vedo di stringere un po'. Teniamo conto che